il volume L'italiano sulla frontiera, vivere le sfide linguistiche della globalizzazione dei media, che è uscito appunto in questi giorni presso l'editore Casagrande di Basilea. Il libro raccoglie gli atti di un convegno internazionale che si era tenuto a Basilea, questo è il libro che vedete, di cui poi parleremo, e dicevo che questo libro raccoglie gli atti di un convegno che si era tenuto a Basilea nel maggio dell'anno scorso, che aveva visto la partecipazione e il sostegno di molte istituzioni svizzere italiane. Qui vi ho messo il programma, così vedete i loghi delle tante illustri istituzioni che appunto l'hanno sostenuto. E appunto l'hanno sostenuto a conferma della rilevanza politica e sociale di questo tema. Il convegno aveva affrontato il tema dell'italiano come lingua nazionale e lingua ufficiale nella Svizzera plurilingue e nel più ampio contesto della globalizzazione, riflettendo in particolare sul ruolo di una lingua che nella Confederazione è appunto lingua per eccellenza di frontiera, sia in senso proprio, geografico, politico, ma anche in senso metaforico, interno alla Svizzera, dove appunto l'italiano deve misurarsi di continuo con altre lingue maggioritarie, come il tedesco e il francese, ma insieme a loro anche con l'inglese. La riflessione di questo convegno riguardava anche il multilinguismo come opportunità comunicativa e intellettuale, la sfida dell'italiano letterario e non nella pluralità linguistica globale, l'italiano nel mondo come ponte tra lingue e culture diverse, e qui rientriamo anche nel tema di Expo in qualche modo, il ruolo dell'italiano nella vertiginosa espansione dei media elettronici e con particolare attenzione al ruolo dei media del servizio pubblico. La riflessione toccava dunque un tema vitale per l'identità culturale della Svizzera, paese plurilingue per lunga tradizione, ma centrale questo tema anche per l'Europa, che è consapevole, ora forse come non mai, proprio dell'importanza e della necessità di sostenere le sue diverse lingue e le sue diverse culture. Il convegno voleva riflettere su un tema di primaria importanza proprio per la coesione politica e sociale della Svizzera, ma anche voleva riflettere sul ruolo e lo spazio della lingua italiana nel mondo globalizzato, e si è concluso con una importante dichiarazione di Basilea, una dichiarazione programmatica, di cui trovate alcune copie sulle sedie, ma ne potete avere anche altre se volete distribuirle. Questa dichiarazione programmatica, di cui poi ci dirà qualcosa di più Remigio Ratti, è pure compresa in questi atti e vorrebbe favorire una più ampia presa di coscienza e anche una più ampia azione politica a sostegno di una delle culture storiche della Svizzera e dell'intera Europa. Questa sera, qui a Expo, abbiamo proposto appunto una tavola rotonda legata al tema del plurilinguismo, che potremmo anche intendere come una preziosa specialità svizzera, quasi un prodotto svizzero in qualche modo, all'interno di un mondo globalizzato, un mondo in cui la conservazione e la difesa di lingue e culture minoritarie si presenta sempre di più come una necessità ineliminabile, anzi una condizione necessaria per ogni convivenza democratica. Per questa ragione abbiamo collocato questa tavola rotonda, insieme con quella che seguirà, sotto il titolo unitario di Nutrire il pianeta, lingue per la vita. E alla fine degli interventi abbiamo previsto anche un breve spazio di discussioni e di domande ai relatori. Dell'importanza della lingua per la trasmissione e l'esistenza stessa di una cultura, abbiamo voluto dare anche un segnale visivo allestendo una mostra di scrittori, di scrittrici, di intellettuali italiani e svizzeri, ritratti da un noto fotografo, Giovannetti, per ribadire appunto una identità linguistica che supera e trascende appunto la frontiera politica tra gli stati. E vi invito poi alla fine di queste tavole rotonde a andare di sopra, se non siete già saliti, a vedere questa mostra che è molto bella, che è organizzata appunto dal Forum per l'Italiano in Svizzera. E la mostra durerà tra l'altro anche domani. Ecco, ma veniamo ora agli ospiti che hanno accettato di partecipare a questa tavola rotonda e che ringrazio e che prego di venire appunto al tavolo. Intanto io forse comincio a presentare questi ospiti e comincio da Nicoletta Mariolini, che come molti di voi sanno è la delegata federale al plurilinguismo,
La sua presenza direi che conferma proprio il rilievo annesso dalle autorità anche federali svizzere al tema che vogliamo affrontare questa sera e ci illuminerà proprio su questa problematica dal punto di vista istituzionale. Il professor Claudio Marazzini è professore all'Università del Piemonte Orientale ed è presidente dell'Accademia della Crusca. Ci porterà dunque il parere della più illustre e antica istituzione italiana che è preposta proprio alla difesa, al sostegno e alla promozione della lingua italiana. Il professor Paolo D'Achille è appunto professore all'Università di Roma III. Nei suoi lavori si è occupato di grammatica storica della lingua italiana, ma anche di italiano contemporaneo. Il suo dunque è uno sguardo che sarà sensibile sia agli aspetti storici della problematica dell'italiano, sia a quelli più legati alla sua evoluzione attuale. E infine il professor Remigio Ratti, che tutti credo voi conoscete, è già direttore generale della Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana e ora presidente di Coscienza Svizzera, professore di economia all'Università della Svizzera Italiana. E il professor Remigio Ratti è da anni in prima linea sul fronte della difesa dell'italiano proprio nel contesto della globalizzazione. Ringrazio tutti di aver accettato di partecipare e do la parola ora al professor Paolo D'Achille. Ringrazio per l'invito, sono molto contento di essere qui e devo dire che ho letto il libro con grandissimo interesse. Come devo dire, quasi sempre, anzi sempre, le pubblicazioni che riguardano l'italiano, che partono dalla Svizzera, sia quelle che affrontano tematiche così importanti di attualità, sia quelle che riguardano gli studi sull'italiano storico, anche contemporaneo, sono particolarmente importanti, perché io dico la Svizzera costituisce anche un po' un osservatorio privilegiato, vicino, lontano, quindi consente di guardare la situazione italiana con partecipazione, ma anche con quel minimo distacco che a volte in Italia non riusciamo a fare. Dunque, il volume e anche naturalmente i temi di questa tavola rotonda sono molti e molto, molto importanti. Io ho cercato di individuarne alcuni su cui dare qualche dato, appunto essenzialmente da storico della lingua italiana, per cui c'è l'amico Claudio Marazzini che naturalmente anche da questo fronte ne sa più di me. Che cosa vorrei dire? Innanzitutto quali sono i problemi che secondo me vanno in qualche modo posti? Ecco che in Italia forse ci dimentichiamo un po' dell'italiano in Svizzera, cioè il fatto che parliamo, no, del dati che sono anche un po' contraddittori del successo dell'italiano all'estero e forse appunto trascuriamo questa realtà in cui appunto l'italiano è una delle lingue ufficiali, una delle lingue nazionali, c'è anche questo rapporto con il dialetto che caratterizza anche la situazione italiana, quindi come dire una realtà diversa nel quadro politico generale ma simile per tanti aspetti. Dovremmo tenerlo più presente anche per quello che riguarda alcuni aspetti di politica linguistica. E proprio su questo punto vorrei dire qualche cosa di più, cioè alcune difficoltà che si hanno anche in Svizzera, che il libro documenta, probabilmente dipendono dal fatto che l'italiano in Svizzera è poco appoggiato dall'Italia, nel senso che in Italia bisogna dire manca, è sempre sostanzialmente mancata, tranne in anni, cioè, quando c'è stata negativa, la politica linguistica. Cioè in Italia non ci sono state dal dopoguerra a oggi delle iniziative sistematiche dirette di politica linguistica. Come mai questo? Un po' appunto perché quando si è fatta la politica linguistica si è fatta in un'ottica molto particolare, cioè negli anni del fascismo, la difesa dell'italianità, la lotta contro le minoranze roulotte, la lotta contro le parole straniere, quindi come dire è andata a toccare dei nodi vitali così fondamentali che uno degli aspetti di discontinuità maggiore dell'Italia repubblicana è stata proprio questa, di non parlare più di politica perché appunto poteva evocare queste forme di dirigismo da cui bisognava assolutamente allontanarsi. L'unica cosa in cui appunto c'è stata una politica linguistica proprio in relazione a questa è stata la difesa delle minoranze storiche, quindi poi culminata nel 99, insomma cominciata già dalla Costituzione, ma non iniziative che riguardassero la lingua, che pure avrebbe avuto motivo di essere difesa. Il secondo motivo è quello che già alcuni anni fa
un altro presidente dell'Accademia della Crusca, Giovanni Nencioni, indicò con molta certezza il fatto che l'italiano non ha un mercato internazionale, mentre il francese e lo spagnolo hanno avuto degli equivalenti, no, hanno sempre proposto degli equivalenti agli anglicismi e l'informatica, perché un manuale di informatica in francese ha un suo mercato, così come un manuale di informatica in spagnolo, in italiano no. Quindi insomma c'è stata una resa immediata proprio per la certezza che l'italiano come lingua di cultura internazionale non lo fosse, o almeno non lo fosse in determinati ambiti. E terzo elemento, possiamo anche sicuramente dirlo, una certa come dire, esterofilia che c'è in Italia, per cui in passato il francese e poi molta più espansione dell'inglese ci sembrano più eleganti, ci sembrano delle lingue di riferimento. E quindi ecco che negli ultimi anni l'anglicismo è entrato anche in settori così meno esposti, come la lingua della politica, come la lingua del diritto, no? In cui appunto mobbing, stalking, sono entrate appunto parole che ormai si adoperano anche nella lingua del diritto. E tra l'altro appunto è un inglese sempre approssimativo, facciamo una parola che ormai è diventata, cioè performance, sempre pronunciato performance, quindi sempre, come dire, neanche fosse poi un anglicismo corretto, un anglicismo in qualche modo iperanglizzato, diciamo così, visto che c'è questa ritrazione d'accento. Ecco, quindi questo è un po' il problema. Secondo me bisognerebbe invece che ci sia una politica linguistica seria, appunto, che in qualche modo fatta con mezzi moderni e che guardasse anche una possibile promozione dell'italiano come lingua di cultura. E secondo è il problema che in qualche modo anche questo affiora in molti interventi, e tra l'altro significativamente anche nel filmato che abbiamo visto, quale italiano. Ecco, questa idea che l'italiano sia una lingua mobile, e quindi se ci arrocchiamo soltanto nel pensare all'italiano della tradizione perdiamo il contatto con l'italiano contemporaneo, c'è indubbiamente una riduzione molto sensibile per quello che riguarda il campo d'azione. D'altra parte c'è anche questo dato che secondo me va un po' approfondito, e cioè il fatto che questo richiamarsi, che è stato progressivo, dobbiamo dire, anche nella scuola italiana verso la contemporaneità, fa sì che l'italiano del passato, che è molto più diverso dall'italiano, insomma, che presenta certo una grande continuità ma anche delle particolarità, rischi di diventare un terreno sempre meno noto anche in Italia. Allora come possiamo, richiamare la lingua del melodramma, Dante, la lingua della tradizione, se anche in Italia questa ha meno coltivatori, se anche in Italia i programmi puntano al Novecento e le aree di studio di questo settore che è stato così privilegiato nell'ambito dell'italiano, della fortuna internazionale dell'italiano, è meno coltivato proprio in Italia, e bisognerebbe studiarlo in termini nuovi e comunque insomma porsi effettivamente questo problema. Altrimenti, come dire, sì, i melodrammi si eseguono in italiano un po' dappertutto, ma che siano poi effettivamente capiti dagli italiani, paradossalmente no, sono più chiari i libretti con i soprattitoli in inglese o in altre lingue che non la lingua italiana, che comincia a essere meno chiara per quello che riguarda le competenze che richiede, e quindi questo apprendimento che deve essere fatto in Italia. Terzo elemento che segnalerei, che appunto è nel titolo, il problema del rapporto con l'inglese. Certo, la sfida dell'inglese è una sfida che riguarda tutte le lingue, non soltanto l'italiano. E secondo me anche qui va impostata in modo, perché non è che mi serve, non è un problema semplice, quindi non è che posso avere una soluzione, una ricetta, una bacchetta magica. Soltanto innanzitutto ecco rendersi conto che l'inglese sì è lingua internazionale, però un conto è il basic English, l'inglese come si dice negli aeroporti, un conto è la consapevolezza dell'inglese. Ci si chiede sempre di fare, no, i progetti di ricerca, vengono ricordati anche qua, tradotti in inglese, più o meno abborracciati in inglese, però non è che quell'inglese ci garantisce poi una pubblicazione su una rivista internazionale in cui si richiede effettivamente un inglese ben... quindi secondo me pensiamo prima a uno studio approfondito e poniamoci magari un traguardo non immediato ma a distanza di qualche tempo, no? Se mi chiedessero di insegnare in inglese io oggettivamente non lo saprei fare, probabilmente quelli della prossima generazione che hanno un contatto maggiore potranno anche farlo, il che non vuol dire che poi
l'insegnamento debba essere esclusivamente in inglese. Quindi secondo me, ecco, l'idea di dire cominciamo dall'elementare, con chi lo insegna, con quali fondi, facciamo una materia delle superiori in una lingua straniera, riducendo intanto le ore dell'inglese, ecco, sono, come dire, elementi contraddittori che non ci portano molto, molto lontano. D'altra parte, anche quando nella coscienza comune parliamo dell'inglese e anche spesso sentendoci minacciato dall'inglese, non facciamo che citare appunto quegli anglicismi che entrano, appunto qualcuno l'ho citato neanche io, e quasi invocando appunto una nuova ricerca di sostituti che, per carità, senz'altro legittimi, ma bisognerebbe in qualche modo capire come impostarli, come lanciarli. E ci sono anche delle altre forme, per esempio di calchi sotterranei, no? Adesso si diffonde doc per doctor e quindi ci sentiamo interpellare come doc, non soltanto salve prof, ma anche salve doc in qualche caso. E il fatto che si adoperi cortesia invece di concessione, una foto data per cortesia della soprintendenza, è una concessione, una parola che già c'era, quindi un calco dall'inglese abbastanza banale. Non parliamo di suggestione per suggerimento, questo si legge anche abbastanza presto, la suggestione è un'altra cosa, una parola che ha una tradizione diversa, quindi non si vede perché dobbiamo dargli questo sviluppo semantico. O pensiamo ancora all'uso, a questo burocratico, dedicato nel senso di apposito, cioè uno sportello dedicato. Ecco, io ricordo che da bambino, quando c'era l'etichetta degli autobus di Roma, diceva sostenersi agli appositi sostegni. Io quegli appositi non lo capivo oggettivamente, però probabilmente se ci fosse stato dedicato non l'avrei capito lo stesso, quindi, come dire, quel termine forse è un po' troppo tecnico, però questo soprattutto poi richiederebbe un complemento dedicato a qualcosa, le dediche sono, passa bene, appunto, un'altra cosa rispetto a questo. Quindi forse appunto lo adoperiamo così, e questo certamente è un pericolo per il mutamento della lingua, per le come dire, le trasformazioni così della lingua, che poi sono parole che si adoperano senza più cogliere il significato. Tra l'altro devo dire che l'inglese sta penetrando, lo vedo ahimè dai miei figli, anche nella gestualità, anche nelle espressioni facciali, lo vedono dai film, li vedono dai telefilm, quindi una serie di gesti, una serie di cose stanno effettivamente cambiando. Forse questi sono elementi su cui riflettere, più importanti che non la singola parola che ha, come dire, che colpisce di più, diciamo, ma che forse è meno rilevante per quello che riguarda, per quello che riguarda l'italiano. Ecco, l'ultima elemento che vorrei dire, e questo è un problema che viene affrontato in molti interventi del libro, è la centralità, l'importanza della presenza dell'italiano in Svizzera. È effettivamente, come è stato detto, un pilastro che non può venir meno. Il plurilinguismo, il fatto che queste lingue abbiano convissuto pacificamente, cioè la Svizzera è uno degli importanti perché dimostra che la lingua non è necessariamente un fattore di identità nazionale, no? Si è svizzeri pur essendo di lingua tedesca, francese, italiana, cioè, quindi c'è un'idea della, vogliamo dire, elveticità, non so se possiamo adoperare questa parola, che trascende in qualche modo l'aspetto linguistico. Quindi questo ha un rilievo molto importante da un punto di vista generale, e non può venire meno l'una, perché effettivamente è tutto il sistema, no? Sappiamo della lingua che tutto si tiene, e quindi se appunto venisse confinato effettivamente solo nel Canton Ticino, avrebbe delle conseguenze negative per l'intera Svizzera, e quindi in generale per tutte le sorti dell'italiano internazionale. Devo anche aggiungere, tra l'altro, che all'interno delle università svizzere c'è una tradizione di studi di italianistica, sia di linguistica, sia di letteratura, sia di filologia, veramente altissima. Cioè, il rapporto, cioè, è stata un'eccellenza, ci sono stati docenti che dalla Svizzera poi sono rientrati in Italia, alcuni che dall'Italia sono passati in Svizzera, sempre con un rapporto di scambio culturale fortissimo, e veramente sarebbe un peccato, si colgono già bene rispetto al volume precedente degli interventi di Antonietta Terzoli, la riduzione drastica delle cattedre di italiano, e questo veramente è un elemento che mi preoccupa proprio come studioso dell'italiano, perché so benissimo le eccellenze che ci sono state in passato, ma che ci sono tuttora nella Svizzera.
Svizzera, e quindi su questo devo dire che un pochino è un problema quello che lei accennava, e con questo chiudo, che riguarda anche l'Italia per determinate discipline con l'autonomia universitaria. Un docente va in pensione, non c'è più la sicurezza della titolarità, quella cattedra non si sa che fine fa. Ogni tanto ci sono state immissioni per promozioni di carriere, quindi alcuni settori sono stati magari iperestesi in un certo momento, poi si sguarniscono tutti insieme, e non, quindi è un problema, come dire, dell'insegnamento, della continuità, che riguarda non soltanto questo, riguarda, però qui è particolarmente rilevante proprio perché c'è questa eccellenza riconosciuta a livello internazionale, riconosciuta, ripeto, anche in Italia, che assolutamente non può venire meno. E con questo mi fermerei. Grazie. Ringrazio Paolo D'Achille, che ha toccato molti temi a cui siamo tutti sensibili, chi più chi meno. L'ultimo naturalmente mi riguarda in maniera molto diretta. Però adesso non vorrei discuterne, ma vorrei passare subito la parola al professor Claudio Marazzini, e poi alla fine avremo tempo appunto di discutere tutti insieme su tutti gli argomenti di cui parliamo. Prego. Grazie. È una situazione un po' particolare la mia, perché io sono qui a presentare questo libro, ma sono anche tra quelli che hanno scritto il libro, quindi si può dire che ci sia un conflitto di interessi. Tanto più che con questo libro ho un rapporto particolare, perché il convegno si tenne nei primi 9-10 maggio dell'anno scorso a Basilea, e il 23 dello stesso mese io diventai presidente dell'Accademia della Crusca, e nel convegno di Basilea già qualcuno diceva: ma si dice che tu diventerai presidente. E quindi è legato in qualche modo a questo evento, che certamente ha significato qualcosa nel cambiamento del mio stile di vita, non fosse altro per l'impegno che ho comportato. E quindi in qualche modo coautore, collaboratore al volume, credo di essere interpellato oggi qui anche in funzione di questa carica di presidente, che indegnamente però ricopro. E allora comincerò col dire che, come sempre, quando ci si confronta con il mondo culturale elvetico, immediatamente si porta a casa qualcosa, si impara qualcosa di nuovo. Perché prima dell'inizio della presentazione del libro abbiamo sentito parlare di questo totem. E qui tra l'altro ci sono io, che sono presidente dell'Accademia, e c'è Paolo D'Achille, che è accademico. Proprio Paolo D'Achille era stato incaricato nei giorni scorsi, una settimana fa credo, no? Di scrivere quello che è l'articolo di fondo nel sito dell'Accademia. Il sito dell'Accademia ha una cosa che si chiama il tema del mese, a cui dedichiamo a un evento di attualità, che vi posso dire, l'italiano del Papa, per esempio, che torna di attualità anche oggi, no? Visto che il Papa a Sarajevo ha parlato in italiano. Proprio Paolo era stato incaricato di scrivere il nuovo tema del mese, perché il tema sta un mese e poi viene chiuso. E allora io gli ho chiesto un attimo fa se aveva già pronto il tema sostitutivo, perché altrimenti mi sembra che sarebbe molto interessante dare notizia nel tema del mese dell'esistenza di questo totem, però diciamo di questa apertura degli archivi della radio e della televisione della Svizzera italiana, proprio sui temi della lingua italiana e dell'italianità in Svizzera. Quindi ecco, immediatamente dico intanto che, se voi siete d'accordo, scriverei io il pezzo, basandomi semmai su comunicati stampa, materiali che voi mi potete dare. Il direttore della radio Svizzera italiana diceva, ne abbiamo parlato un attimo, credeva che dovessimo metterlo in Accademia. Possiamo anche metterlo in Accademia, ma non è quello che volevo. Io volevo appunto darne notizia, eventualmente con dei collegamenti da questo articolo che sta nella pagina web dell'Accademia, proprio in grande evidenza, con dei collegamenti, se ci sono, al vostro sito, in cui ci siano per esempio discorsi come la presentazione che abbiamo visto poc'anzi, non so se l'avete messa online, non pensavo a una cosa del genere. Quindi, come al solito,
E tra l'altro, dicendo questo, il mio intervento all'interno del libro partiva proprio dicendo: mi hanno preparato una relazione, però ho sentito quella degli altri, ho subito cambiato strada. E oggi è la stessa cosa, perché vedete che immediatamente è nata questa idea, e non è l'unica, perché quando ci siamo incontrati a Basilea, e lì c'erano anche altri amici, c'era Ratti, c'era Alessio Petralli che vedo là in fondo, ma dopo Basilea, forse non soltanto per il convegno di Basilea, però certamente rinsaldando i rapporti, abbiamo fatto diverse altre cose. Ci siamo visti in Crusca il 23-24 febbraio, proprio per un convegno sugli anglicismi che ha avuto una notevole risonanza sulla stampa italiana. Il tema è ritornato poi il 29 di maggio nel convegno che abbiamo avuto con l'ABI, sono venuti i vertici dell'Associazione Bancaria Italiana, improvvisamente preoccupati anche loro dal tema dell'anglicismo nella lingua finanziaria. E quindi proprio ecco, tutte queste cose, senza il rapporto con gli amici svizzeri, probabilmente non avrebbero, o non ci sarebbero state, o non avrebbero avuto la medesima evidenza. No? Ora però, lasciando questi corollari che sono legati alla funzione del presidente dell'Accademia, vorrei invece tornare alla funzione dell'autore e anche di colui che ha partecipato a questo convegno. Allora, intanto, se diamo una scorsa agli autori che hanno collaborato al libro, ritrovo tante persone con cui ho un rapporto stretto, a parte gli accademici della Crusca, perché tra l'altro qui avevamo anche Seriani in questo convegno e Trifone, ma lasciamo perdere gli amici accademici. Però per esempio, ecco, qui c'è una forte presenza, oltre che naturalmente di Coscienza Svizzera, abbiamo già parlato dei nostri rapporti, ma per esempio dei rappresentanti delle radio, della comunità delle radio italofone, ecco, che io tra l'altro frequento abbastanza, ho frequentato abbastanza di nuovo sempre nei miei compiti di presidente dell'Accademia, ma Loredana Cornero è una persona con cui abbiamo rapporti continui, e poi torneremo su questa presenza delle radio italofone, che sono indubbiamente importantissime. E la presenza di San Marino, per esempio, la presenza di Corina Casanova, che è la rappresenza istituzionale della Svizzera, e qui abbiamo anche la commissaria per il linguismo, che io spero sempre di invitare in Crusca per rispondere, soprattutto a questa cosa interessante, cioè far vedere agli italiani come in Svizzera esiste una carica di questo tipo, che sarebbe difficile immaginare in Italia. Certi spunti, ecco, veniamo forse a questo punto, vengo direttamente ai temi, alcuni temi che mi hanno suggerito il libro. Certo, dovrò fare una selezione perché non ci sarebbe il tempo di esaminare tutto quello che gli spunti che vengono da un libro così ricco. Davvero, rivedendo lo stampato, l'ho trovato ricco, e posso dire una cosa anche da bibliofilo: stampato con molta eleganza. Stampato con molta eleganza, come Casa Grande stampa sempre, però anche elegante l'inserimento della locandina originale, messa tra l'altro orientata orizzontalmente anziché verticalmente, e poi anche bello quel po' di rassegna stampa, diciamo, che è stata inserita al fondo. Quindi un libro confezionato con molta cura, con grande garbo, con grande eleganza. E dicevo, gli spunti, io ne prenderò soltanto due o tre che ritengo che siano molto interessanti. Ecco, per esempio, nell'intervento sull'italiano come elemento di un'identità nazionale plurilingue, la frase: l'italiano, riconoscere l'italiano come elemento di identità nazionale plurilingue, è il tema fondamentale che ci fa molto riflettere, perché ci potremmo anche riflettere in chiave italiana, voglio dire, se uno pensa da tutti i discorsi di De Mauro, la legge sulle minoranze, però diverso è ragionare in chiave di plurilinguismo rispetto alle lingue di minoranza che hai in casa in Italia,
cui ovviamente l'italiano ha una posizione egemone, e ragionare nella prospettiva svizzera, in cui invece, almeno numericamente, il tedesco è egemone. Cioè, questo ci costringe a un cambio di mentalità che è molto, molto istruttivo, credo, per noi italiani. Un altro spunto interessante, ecco, è questo, deve essere Bassetti questo, che dice, che invoca, ecco, una ricerca di una potenzialità, di una spendibilità dell'italiano che non derivi soltanto dai settori tradizionali, e dice: non è un caso che ad esempio nel mondo della musica nessuno ne metta in dubbio il prestigio dell'italiano. Ecco, in realtà, per capire quanto oggi siamo costretti a volte a giocare in posizione difensiva, già lo dicevi tu, basta pensare che proprio dalle radio, dalla comunità delle radio italofone, è giunto un comunicato che sarà arrivato anche ad alcuni di voi, perché è stato fatto un sito europeo sull'opera lirica che ha il testo in inglese, mi pare in inglese e in francese, e non ha il testo in italiano. È stata un'allarme che è stata lanciata, non so se avete avuto questa allarme, che è veramente una cosa incredibile, cioè pensare a una emarginazione dell'italiano nel settore dell'opera lirica, cioè nel settore in cui si può forse accettare, insomma, si può tristemente ammettere che l'italiano possa essere più debole di un tempo, ma nell'opera lirica francamente no, eppure questo è accaduto. Tra gli interventi del libro mi ha colpito moltissimo quello di, già quando l'avevo sentito a Basilea per la verità, quello di Mazzone, sulle televisioni che trasmettono, eccolo qua, lingue, media, elettronici e costruzione delle identità nazionali. Ecco, veramente credo che sia uno dei contributi più importanti, più interessanti di Teologo, qualcosa di veramente istruttivo. Vi consiglio di leggerlo, di rifletterci con molta, molta attenzione. E tra l'altro, dunque, fa riferimento Mazzone a dei fenomeni interessanti come le radio, come Russia Today, France 24, cioè radio che trasmettono in lingua inglese. Russia Today trasmette le notizie della politica del mondo viste dal punto di vista della Russia. E il discorso è interessante perché parla di radio che utilizzano la lingua nazionale, potrebbero utilizzare la lingua nazionale in funzione di visione nazionale del mondo, ma invece lasciano la lingua nazionale o la mettono in sottordine, quindi usano l'inglese, per dare non un punto di vista linguistico del mondo, ma un punto di vista nazionale sul mondo, che è una cosa interessante nell'idea dell'italiano sulla frontiera e della frontiera in generale. Cioè, cosa significa il superamento della frontiera in chiave degli sviluppi linguistici nel mondo moderno, dove appunto la frontiera può non esistere più e le lingue possono avere un significato indipendente dalla separazione dal confine della frontiera. Così come, ecco, è interessante anche qui a pagina 240, viene sviluppato un altro tema che mi pare molto importante, quello della necessità di difendere la cittadinanza digitale. Dunque, questo sta nella dichiarazione. Questo l'ho trovato quando discutemmo la dichiarazione a Basilea, non ne avevo colto l'enorme importanza, ma davvero è notevole, tanto più direi che si riferisce al caso che tu dicevi e che io ho denunciato nel mio intervento, cioè il caso di una regione come la regione Piemonte, che faceva un bando umanistico in cui tra l'altro si proponevano ricerche sui dialetti delle valli alpine eccetera eccetera, e tutta la richiesta di fondi doveva essere fatta esclusivamente in inglese e non in italiano. Perché? Perché sarebbe stato letto da commissari che dovevano essere di tutto il mondo. Già, ma i commissari di tutto il mondo poi che competenza hanno per decidere sulla ricerca sul franco provenzale, sulle valli occitane? Cioè è bene che un po' di italiano lo sappiano, i commissari che costretti a questo. Ecco. Ma l'interessante è che questo, quindi in questo caso c'era un attacco, perché la domanda naturalmente era compilata online, c'era un attacco deciso al plurilinguismo digitale, perché invece lì c'era il monolinguismo digitale e il monolinguismo inglese digitale, no?
Ma il curioso è che molte volte l'attacco al plurilinguismo digitale non viene dal grande capitale, da Microsoft, eccetera, viene dalla piccola burocrazia, dico piccola, perché non era nemmeno quella italiana, questa era la burocrazia della regione Piemonte, la mia regione, no? Perché in realtà se voi andate a utilizzare i programmi informatici delle grandi case, li trovate perfettamente tradotti in italiano, dotati di correttori italiani, quindi l'industria è in realtà molto più aperta per ragioni di interesse economico, va bene, ma al plurilinguismo digitale di quanto non siano i burocrati che poi si difendono dicendo ah ma noi non volevamo fare così, che abbiamo preso per la ricerca umanistica un programma informatico che l'anno scorso abbiamo usato per gli ingegneri, l'abbiamo adattato e purtroppo richiedeva soltanto l'inglese, che è una giustificazione ovviamente che ha poca consistenza civile e sociale rispetto alle necessità di un paese. Dunque, detto tutto questo, ecco, forse ci si può permettere, così posso chiudere su questo, un'osservazione un pochettino più critica, ecco. Cioè qui c'è, tra l'altro, all'interno di questo libro, un concetto non nuovo ma molto interessante, che viene da Bassetti, cioè il concetto della italicità, che è molto interessante, cioè la differenza tra l'italicità e l'italianità. Quindi l'italicità come una nuova frontiera della difesa dell'essere italiani, anche quando in realtà non si possiede necessariamente l'italiano, non lo si possiede più perché si è di una generazione successiva di emigranti che sono andati all'estero, oppure si ricorda un dialetto, cioè è una partecipazione però a una memoria di quello che si è stati e che ancora si è, diversa da quella dell'italiano puro, eccetera, eccetera. No? Ecco, però in questa difesa dell'italicità a un certo punto viene fuori un discorso che secondo me dovrebbe fare richiederebbe qualche riflessione in più, perché esce questa frase, no? Prima c'è una considerazione giusta, l'italiano tutte le volte che si è posto come una lingua di elezione e di scelta si è affermato, quando invece si è tentato di usarlo come lingua di potere non ci è riuscito con altrettanta forza. Già questo lo dicevi tu in riferimento al periodo infausto della politica linguistica del fascismo, quando lui ha detto l'Italia purtroppo non ha avuto quasi mai una politica linguistica vera, quando l'ha avuto purtroppo era durante il fascismo, quindi è stata la politica del fascismo. Forse non tutta così negativa, no, come è stata dipinta, però in sostanza quello è uno stato totalitario con fini imperialistici e colonialistici, e purtroppo è così. Ed è il motivo per cui, ti ricordi Alessio, no? Quando abbiamo discusso della reazione, proprio nella mia reazione a Firenze, nella mia relazione a Firenze, della reazione debole degli italiani di fronte alla penetrazione degli anglicismi, una delle spiegazioni è che noi abbiamo questo trauma dietro, per cui non osiamo dire niente perché ci sentiamo una colpa che portiamo dentro, quindi stiamo zitti, prendiamo anzi volentieri i forestierismi. Ecco, questo è indubbiamente vero, però poi si prosegue così, Bassetti prosegue dicendo, quando poi lo si è imposto nel 1861 alla nascita del Regno d'Italia, in un momento in cui lo parlava circa il 2% della popolazione, i risultati sono stati discutibili. Non credo che si possa dire che questa imposizione abbia contribuito a ridurre il divario economico ma anche sociale che oggi esiste nel nostro paese fra nord e sud. Ecco, allora su questa imposizione secondo me si deve riflettere meglio, perché la domanda potrebbe essere, ma quando i miei antenati piemontesi hanno unificato l'Italia e hanno imposto, notate che il Piemonte tra l'altro al momento dell'unità d'Italia era uno stato, cioè in quel momento no perché aveva ceduto Savoia e Nizza, però era uno stato plurilingue, cioè bilingue, italiano e francese erano le due lingue ufficiali, anche lo statuto Albertino è scritto così. Quindi c'è una scelta di italianità da parte del Piemonte che non è l'imposizione della propria lingua, perché sapete benissimo che Cavour arrivò faticosamente all'italiano, Vittorio Emanuele II continuava a parlare in dialetto anche nei consigli dei ministri, con i ministri meridionali, no? Però in realtà, ecco, queste imposizioni, e che cosa avrebbero mai potuto imporre? Perché c'era forse qualche stato italiano al momento dell'unità d'Italia, che è avvenuta come una piemontesizzazione, d'accordo, no?
però c'era qualche stato italiano che scriveva le leggi in una lingua diversa dall'italiano, che aveva una lingua diversa dall'italiano nella burocrazia. Allora, non è tanto che il Piemonte abbia imposto qualcosa che comunque non era suo, perché non è come lo spagnolo, il castigliano che si impone dalla Castiglia alla Spagna, non è come la lingua dell'Île-de-France che si impone alla Francia, cioè i piemontesi non hanno imposto una cosa loro, perché non era loro l'italiano, anzi avevano una tremenda difficoltà nel rapporto con l'italiano, no? Quindi in realtà è più complicato il rapporto tra gli italiani e l'italiano, no? E il momento impositivo autoritario non è tanto l'unità, indubbiamente è certo dagli anni del fascismo e spiega, come dicevo, questa nostra debolezza nel reagire all'anglicismo. Ecco, e da ultimo, ecco, da ultimo vorrei chiudere con un riferimento a quanto diceva il collega D'Achille, quando parlava della mancanza della politica linguistica in Italia. Ahimè, purtroppo è vero che c'è stata questa mancanza, però oggi, paradossalmente, sembra che ci sia una politica linguistica, che è contraria, no? Che è addirittura contrario, cioè se possiamo fare male all'italiano, delle volte lo facciamo. E dall'ottica svizzera, questo viene notato, ci sono dei discorsi fatti con Alessio Petralli, che non ripeterò, in cui però Alessio mi diceva, dice, ma state attenti a quello che fate voi in Italia. Svegliatevi un po', quindi anche in questo il confronto con gli amici svizzeri ci aiuta a capire meglio quelli che non devono essere gli abusi delle lingue, ma quelle che sono le difese legittime dei diritti dei cittadini che vivono all'interno di una lingua, hanno diritto di vederla riconosciuta come capita in Svizzera. Tra gli anglicismi che tu citavi ce n'è uno che almeno in maniera pittoresca voglio citare, aggiungere al tuo elenco, è conferenza che sta sostituendo convegno. No, perché è molto curioso, perché quando persino la segretaria della mia università mi dice ah, c'è una conferenza, io naturalmente lo intendo vecchia maniera, non all'inglese conference, no? Quindi lo intendo che c'è una persona che viene a fare un discorso invitato singolarmente. E ormai vedete che convegno o congresso sta sparendo, sono diventate tutte conferenze. E che non giova, perché tra l'altro era invece utile distinguere tra l'intervento di un singolo e l'intervento di molto più complesso con tanti invitati, eccetera, eccetera. Mi ringrazio. Collimano o comunque si aggiungono a quelli proposti prima. Come avrai visto, noi abbiamo intitolato questo libro appunto Atti del Convegno Internazionale di Basilea, quindi teniamo duro su questa idea che bisogna mantenere la lingua italiana anche agli alti livelli e non farsi sempre, diciamo, in qualche modo schiavi, insomma, di un'altra lingua che noi non dominiamo neanche in questa stessa e che comunque una lingua per vivere a un livello, diciamo, importante deve essere utilizzata nei contesti importanti. Se noi usiamo l'italiano solo al ristorante andrà benissimo quando si mangia, però magari poi dopo perde un statuto anche di nobiltà, di forza espressiva che invece può mantenere se la utilizziamo in contesti diversi, come questo per esempio in cui siamo seduti qui a parlare, ma anche come quando facciamo un convegno e anche quando facciamo una domanda per avere un finanziamento e devo dire presso la nostra università o presso il Fondo Nazionale, eccetera. In questo devo dire che la Svizzera ancora difende questa possibilità. Ci concede questa possibilità, ci dà e riconosce come importante questa possibilità e io credo che questo sia una ricchezza che appunto forse va esportata. Dicevo prima, è un prodotto della Svizzera, è una specialità della Svizzera mantenere questo plurilinguismo, vale la pena che forse appunto anche l'Italia se ne accorga di come è una cosa importante. Mi fa piacere che due linguisti tra i più illustri della vicina Italia appunto abbiano notato questo e su questo discrimine possiamo discutere bene e imparare reciprocamente tutti. Ecco, io passerei adesso la parola al professor Remigio Ratti che appunto, come promesso, ci illustrerà questa famosa dichiarazione di Basilea. Sottolineare qualcosa che c'è nel titolo, massime e proposte per una governanza dell'italiano
e del quadrilinguismo svizzero di fronte alle sfide esterne, governanza e non governance. Non sto a ripetere quanto discusso all'Accademia della Crusca, che accetta che governanza esiste nell'uso, almeno in Svizzera, mentre in Italia ormai c'è un certo sbandamento. Però è importante sottolinearlo, perché vuol dire che governanza non è governo, e quindi, siccome la dichiarazione parla di politica e sfide linguistiche, questa sfida può essere affrontata non solo dalle istituzioni, anzi sempre di più dalle istituzioni, ma da altri attori, e quindi ecco che in questo caso si legittima anche che sia un economista che vi parla della dichiarazione, perché devono partecipare tutti a questa sfida. E il secondo punto, ecco, ricorderei forse la prima parte della dichiarazione, che è importante, due affermazioni ma lepidarie: la centralità del pensiero e della lingua nella sfida della globalità, quindi il pensiero legato ai cambiamenti della nostra esperienza e prende forma attraverso la lingua. Sì, ci sono le forze che appiattiscono il mondo, però poi anche in economia lo stesso capitalismo trova modo di farsi valere al contrario, proprio trovando le nicchie, e quindi questo vale anche per le lingue. L'unica cosa che voglio ancora sottolineare, l'ho già fatto sull'italicità, è stato fatto prima, ma e quindi una dichiarazione vuole anche essere un atto volontario, le massime in tedesco vuol dire non solo principi ma anche degli orientamenti, e quindi questa italicità si può costruire con nuove prossimità. Quindi un concetto caro ai geografi, agli economisti: le prossimità non sono più solo territoriali, geografiche, e qui si parla di trappola del federalismo quando vuole confinare l'italiano alla Svizzera italiana, e la nascita del forum per la lingua italiana in Svizzera dimostra che fortunatamente si è andati oltre, e si può costruire l'italicità o questa prospettiva con una prossimità istituzionale, le regole del gioco, che per fortuna ci sono, ma vanno cambiate, quelle sulla maturità, e la prossimità organizzativa, vuol dire che ci si deve organizzare, mi pare come stiamo facendo in questa giornata e nella giornata di domani del Ticino o della lingua italiana all'Expo. Ringrazio il professor Verigio Ratti di questa rapidissima, sintetica presentazione della, appunto, della dichiarazione di Basilea, che tutti potranno leggere, anzi se qualcuno è interessato ad averne qualche copia magari da dare in giro, perché la presa di coscienza individuale è fondamentale, anche il passaparola in qualche modo, no? Quindi ce ne sono altre copie, ne abbiamo portate tante. Ecco, chiudiamo questa parte dando la parola alla dottoressa Nicoletta Mariolini, che ringrazio molto di essere qui a rappresentare l'autorità svizzera. Grazie. Qualche spunto, qualche riflessione per così inserirmi in una tavola rotonda di specialisti, ma passiamo da un economista all'altra, perché anch'io sono economista, quindi anche gli economisti possono occuparsi di lingue e essere anche delegati al plurilinguismo. E forse è tanto meglio che si è un po' lontani dall'essere specialisti, perché arriviamo con uno sguardo magari un attimino più distaccato e forse anche non così esperto dal profilo della tecnica linguistica o della storia linguistica, e cogliamo qualche spunto con uno sguardo diverso, con un'apertura diversa rispetto a tutte le aperture che abbiamo sentito. Un filo conduttore, direi, che mi sembra accomuna tutti quanti e che accomuna anche il lavoro che si sta facendo a livello federale, che il Consiglio federale stesso ha approvato con un rapporto in marzo di quest'anno, è la volontà di lavorare guardando veramente a tutte
le interazioni e con anche l'intenzione di chiamare tutti al tavolo, perché tutti siamo corresponsabili di quanto sta succedendo rispetto alle nostre lingue e in particolar modo tutti siamo corresponsabili anche del plurilinguismo istituzionale o del plurilinguismo che troviamo in seno all'amministrazione federale. In vari dibattiti in Svizzera, una delle nostre sfide è proprio anche legata a quanto abbiamo già sentito, l'inglese che diventa più accattivante per tutti e che ha aperto alcuni dibattiti non facili da gestire in cantoni germanofoni che con iniziative popolari hanno chiesto di poter insegnare l'inglese come prima lingua straniera alle scuole elementari. Questa è una delle sfide della Svizzera che si combina con l'altra sfida della Svizzera ed è quella sfida che il Totem ci ha ricordato ai tempi, diciamo, dei filmati con il confine tra l'italiano e il dialetto. Ebbene, noi siamo tra due poli, abbiamo il polo dell'inglese e il polo del dialetto, ma non del dialetto che cozza con l'italiano, ma del dialetto della Svizzera tedesca o dei dialetti della Svizzera tedesca che in realtà sono la lingua e le lingue più parlate in Svizzera e sono, se prendiamo i dati statistici dell'Ufficio Federale di Statistica basandoci sui dati del 2013, la lingua più parlata sul posto di lavoro è lo svizzero tedesco. Il 66,6% delle persone attive in Svizzera parlano svizzero tedesco quando lavorano. Questo è uno dei temi che tocca tutti noi, perché ovviamente se vogliamo lavorare favorendo il nostro plurilinguismo, favorendo l'intercomprensione tra le comunità linguistiche e soprattutto se pensiamo che l'amministrazione federale debba essere il microcosmo svizzero e replicare la Svizzera, ma replicandola con un sostegno delle lingue ufficiali, perché abbiamo tre lingue ufficiali da sostenere, ebbene in realtà la sfida è una di quelle veramente importanti. E quindi perché esiste una delegata? Maurizio Canetta diceva: ma abbiamo davvero bisogno di una delegata al plurilinguismo in Svizzera, paese plurilingue? Io posso dirvi sicuramente di lavoro da fare ce n'è tantissimo e ce n'è soprattutto in un contesto complicato e complesso. Un contesto complesso che persino in Canada, dove ero la settimana scorsa con colleghi dell'amministrazione federale canadese, si sono, prendendo conoscenza delle realtà e anche della complessità che dobbiamo gestire in seno alla nostra amministrazione federale, gli stessi canadesi alla fine delle mie presentazioni o delle nostre discussioni tiravano quasi un sospiro di sollievo dicendo: ma allora noi non siamo così tanto complicati, il nostro contesto non è così complicato, siamo quasi contenti di gestire la nostra realtà, perché se dovessimo gestire la realtà della Svizzera in Canada sarebbe mission impossible, per usare anche un anglicismo. Termino con direi qualche riflessione sul tema del titolo. Perché qui attorno al tavolo e soprattutto in sala ci sono persone che da anni lavorano sul tema delle lingue, per le lingue, e quindi perché non aprire, diciamo così, il nostro sguardo a nutrire sì il pianeta, una vita per le lingue, e non è ancora abbastanza, il Totem ce lo dice e ce l'ha detto. E perché esiste una delegata? Perché c'è una storia. Andate a vedere il Totem, andate a cliccare su Palazzo Federale e troverete una storia lunghissima che prima di me
ha creato quelle basi per fare in modo che ci sia una delegata federale al plurilinguismo e che ci sia oggi anche un rafforzamento dell'esigenza legata al plurilinguismo in seno all'amministrazione federale. Ma perché? Perché ci sono stati tanti interventi prima del mio arrivo, e qui vorrei citarne uno perché è uno presente tra tantissimi che ci sono stati a livello parlamentare, a livello politici, ma un collega che ha vissuto una lunga storia prima di me è Verio Primi, che sentirete dopo, che lavora per la Cancelleria federale, che ha visto passare, diciamo così, tanti consiglieri nazionali e anche consiglieri agli stati a Berna, che ha seguito e che sta seguendo come segretario della deputazione ticinese alle Camere anche i dibattiti aperti sulla politica linguistica. E quindi per dire che sì, sono arrivata a Berna, ma non sono arrivata su nulla, sono arrivata su una storia, ma la storia è ancora lunga. Ringrazio Nicoletta Mariolini di questa apertura appunto anche sulle problematiche legate all'amministrazione federale e l'importanza che questa annette a questa operazione, alla difesa e a sostegno del plurilinguismo. Ecco, siamo un po' in ritardo perché il Totem era talmente bello che ci ha preso un po' più di tempo, però io direi che forse 10 minuti per la discussione, forse 5. C'è ancora un'altra tavola. La sala dopo è libera. Sì. Però non lo c'è so. Un bus che parte. Ah, il bus parte. Allora forse diciamo chiudiamo questa tavola rotonda ringraziando tutti i partecipanti. Cerco di darvi alcuni elementi essenziali semplicemente per capire come mai si è giunti a questo progetto, che poi è stato sostenuto, non solo condiviso e sostenuto da Coscienza Svizzera, ma anche sostenuto finanziariamente dal Canton Ticino e dall'Ufficio Federale della Cultura. Vorrei senz'altro dare perlomeno un elemento, due elementi di contesto che mi sembrano fondamentali. Sono già stati evocati da alcuni oratori precedenti. Il decennio dal 2000 al 2010, 2011-12 è stato un decennio di grande importanza proprio per l'evoluzione della tematica o delle tematiche che ci occupano. La Svizzera, il nostro paese, ha avviato il decennio con qualche titubanza, non sto a ricordare le vicende della legge sulle lingue, addirittura bocciata dal Consiglio federale nel 2004, ma poi anche altre discussioni, in particolare penso all'inglese, al Canton Zurigo, a decisioni molto discutibili sul piano istituzionale anche rispetto all'insegnamento delle lingue. Ebbene, nel 2005, 2006, 2007, 2008, almeno a livello parlamentare, penso che anche tutta la società civile attenta ai temi di lingua e di cultura, è avvenuta una svolta determinante, nel senso che gli ambienti che dovevano comunque prendere posizione hanno optato chiaramente per il plurilinguismo, per la diversità culturale. Ne vedete due elementi essenziali. La Svizzera ha approvato, aderito alla Convenzione ONU sulla diversità culturale, vedete là, e poco dopo la discussione recuperata a livello parlamentare, la discussione parlamentare ha permesso anche di accettare e di adottare per la prima volta in un paese plurilingue una legge sulle lingue nazionali e la comprensione. Sono stati due episodi di grande importanza, evidentemente tutta una serie di persone vi erano coinvolte con ruoli diversi di sensibilizzazione. Coscienza Svizzera si occupava di questo già da almeno 6, 7, 8 anni, promuovendo sensibilizzazione e discussione. Risultato, quando siamo giunti al voto, quando è arrivata la legge, quando è entrata in vigore anche l'ordinanza d'applicazione nel giugno del 2010, eravamo non solo pronti ad accogliere con grande piacere questo risultato, ma anche un po', come dire, un po' gasati da qualche parte. Avevamo uno slancio importante e tante idee da portare in avanti per cercare di attuare queste cose, per cercare di trarne i maggiori vantaggi possibili nell'immediato periodo dopo l'adozione di questi testi. Una dinamica positiva per l'attuazione della legge,
e soprattutto una legittimazione anche per le associazioni culturali che con la legge si sono viste assegnare anche un ruolo e uno statuto sul piano nazionale con tanto di sussidi e di aiuto appunto che è poi giunto poco dopo tramite in particolare l'Ufficio Federale della Cultura. Questo ha permesso di essere ambiziosi anche un po' negli obiettivi, quindi di immaginare dei progetti come quello di cui parleremo brevemente questa sera. Tralascio, sebbene dovrei dilungarmi un istante, gli effetti della stessa dinamica positiva sul piano istituzionale. Diego Erba è l'incarnazione di uno di questi elementi, la creazione del Forum per l'Italiano in Svizzera, ma non solo, il Canton Ticino, avrete visto delle immagini all'esterno, ha avviato lui pure un progetto che si chiama Oltre Confinity, nel senso di ampliare lo sguardo, recuperare delle competenze, delle reti d'eccellenza, dei ricordi anche legati a persone che rappresentano il Ticino e l'italianità in senso svizzero fuori cantone o addirittura fuori nel nostro territorio, come sapete, oltre l'oceano e in tutti i territori di migrazione nei quali il Ticino è stato coinvolto in passato. Mi fermo qui, si potrebbe sviluppare lungamente questa specie di elemento di contesto per ricordare un paio di elementi statistici che mi sembrano importanti. Sono maturati anche questi proprio nel periodo che ci interessava. Forse Remigio ricorda che proprio uno degli elementi che aspettavamo per decidere di avviare questo progetto sulla riscoperta dell'italianità era proprio il risultato, il primo risultato vorrei dire statistico dopo questo decennio di discussioni, il primo rilevamento strutturale che è stato reso noto nel giugno del 2011, che ci dava dei dati aggiornati non solo su quel che è l'equilibrio delle lingue, su quel che è l'italiano in Svizzera, e qui tornerò fra un istante, forse mi fermo qui, ma non soltanto su questi dati che erano relativamente noti, ma erano soprattutto i dati relativi a tutti i fenomeni sociolinguistici più importanti che tutti vedevano e vediamo sotto i nostri occhi di giorno in giorno, ma che non avevano ancora una realtà tangibile, quantificata. Si voleva misurare la presenza degli stranieri, avete visto poi qual è stata l'evoluzione nel biennio successivo, si voleva misurare la mobilità, si volevano misurare le migrazioni interne, si voleva misurare tutta una serie di fenomeni in atto, accelerati dal miglioramento delle infrastrutture di trasporto, modifiche e cambiamenti di comportamenti che hanno delle incidenze su parecchi piani e vedremo nei due interventi successivi in che modo. Per farla breve, avevo scritto due o tre elementi che sono, quando ci si pensa, sono anche degli elementi estremamente importanti. Eravamo già quasi 8 milioni, oggi dopo 3 anni li abbiamo superati ampiamente, siamo 8,2 milioni. Un residente su 8 ha un legame con l'italianità, che sia italofono, che parli italiano, che non lo parli più, seconda, terza, quarta generazione, nazionalità italiana o no, straniero o no, frontaliero o no, comunque 1 su 8. Sembrerà una cifra enorme, ma posso assicurarvi che analizzando in dettaglio c'è quasi 1 milione di persone che hanno un legame più o meno intenso con l'italianità. Abbiamo confermato in questo modo la consapevolezza che la comunità italiana è la più importante tra quella di stranieri residenti. Queste cifre sono aumentate costantemente, praticamente dal 2007 in poi, con un saldo migratorio nuovamente positivo, quindi non più declino dell'italianità. È ovvio che c'è stato un declino importante se pensiamo all'11% degli anni 60 e 70, la prima grande ondata migratoria. Però pian piano, dopo il declino, il ritorno in patria di molte generazioni, in realtà dal 2007 abbiamo un rinnovato saldo migratorio positivo con anche figure, profili professionali totalmente diversi, non più l'emigrante, il gastarbeiter, ma l'accademico, il giovane laureato italiano che trova lavoro in Svizzera e a volte in posti di grande prestigio. Questo semplicemente per evocare questi elementi. Un ultimo elemento, che è un po' il corollario di quel che in parte vi ho detto sul piano statistico: se prima eravamo abituati a una territorialità che, intendiamoci, sul piano formale, istituzionale, normativo, è ancora quella,
ossia una territorialità che in sostanza dice il canton Ticino è italofono, la Svizzera tedesca parla tedesco, eccetera. È la famosa trappola della territorialità o della trappola del federalismo a cui aveva rimedio un attimo poco fa. Ebbene, in realtà uno sguardo semplicemente un po' diverso, ma parecchi parametri permettono di correggere radicalmente questa immagine. Se quella è l'ufficialità, da un lato c'è la realtà sul terreno, c'è solamente limitandoci alla comunità italiana, ossia gli stranieri. Comunità italiana che era più importante, in aprile erano 311.000, dietro di loro, ci sono tedeschi e così via. La vedete come componente grigia. Ebbene, se la guardate in questa rappresentazione grafica che è stata pubblicata nel Do, la vedete in ogni cantone, mostra in modo evidente una presenza estremamente equilibrata e suddivisa percentualmente praticamente su tutto il territorio. E questi sono dei dati in termini sociolinguistici estremamente interessanti e importanti per i nostri due relatori che seguono. Penso che mi fermo qui, non ha molto interesse entrare in dettagli di altro genere. Avevo previsto una slide semplicemente per dirvi che l'insieme di questi fenomeni, di questi aspetti non soltanto prettamente linguistici ma anche appunto legati al territorio, alla sua evoluzione, sono non solo costantemente monitorati o seguiti ovviamente dai rispettivi ambiti accademici, ma in questi ultimi 2 o 3 anni, secondo me, hanno ottenuto un incentivo, uno slancio particolare per ragioni di quantità, per ragioni di media che hanno sottolineato aspetti legati alla migrazione, o semplicemente proprio per il rinnovato interesse per il dibattito sulle lingue, evidentemente spinto anche dalle scelte relative all'insegnamento nel settore medio superiore e così via, che ben conoscete, penso, vedo molti svizzeri, quindi è un tema che conoscete. Per guardare questi fenomeni abbiamo, cioè, questa nostra cosa, mi piaceva mostrarvi questa immagine che conoscete senz'altro, l'Italia d'oro di Luciano Fabbro, risale al 1971, un'immagine, un'opera polisemica per definizione, direi, ma che mi interessa per 2 cose. Estendendo Italia e italianità, l'italicità di cui parlava poco fa Remigio, mi sembra che offio il messaggio che si tratta di una ricchezza formidabile, un giacimento in termini culturali che abbiamo sotto mano in Svizzera. Il messaggio da parte mia, in un certo senso, è da parte nostra, e bisogna risvegliare qua e là dal torpore eventualmente le seconde e le terze generazioni che magari tentano pian piano di integrarsi troppo e dimenticare l'italiano. Quindi un giacimento da riscoprire e nel contempo una necessità costante di guardare le cose da un'angolazione diversa. Ci siamo proposti di fare con la ricerca che si chiama La riscoperta dell'italianità in Svizzera è quello di studiare l'atteggiamento individuale linguistico all'interno di un contesto multiculturale e plurilinguistico molto particolare come quello svizzero. È particolare perché la Svizzera è un contesto geograficamente e territorialmente molto piccolo, non è tutta la Svizzera grande quanto 2 volte la Lombardia, eppure istituzionalmente ci sono 4 lingue diverse, 3 importantissime lingue europee, il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Ma di più, in questo piccolissimo territorio, geograficamente parlando, il 23% della popolazione, sulla percentuale totale, è straniera. Per fare un confronto, in Italia il poco più del 7%, è straniera, eppure insomma si fa un gran parlare della quota di stranieri in Italia. Questo apporta chiaramente la varianza linguistica all'interno di un territorio così piccolo. Il nostro sguardo di osservazione, in particolare, era sull'uso di minoranza della lingua italiana. Il che significa che siamo andati a raccontare l'uso della lingua italiana per attori italofoni nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese, quindi minoranza linguistica, diciamo così. Questi grafici sulla destra poi appunto esemplificano quello che ho detto sulla popolazione straniera, cioè al di là delle lingue istituzionali, tra cui c'è l'importanza, come già stato detto, dei dialetti svizzero-tedeschi, che in realtà sono la lingua, sono le lingue principali, ci sono poi lingue che si parlano nei contesti quotidiani e lavorativi che sono quelli degli stranieri.
Quindi c'è, al di là dell'italiano e dell'onnipresente, e io direi anche per certi aspetti giustamente presente inglese, c'è il portoghese, lo spagnolo, l'albanese, il serbo, il croato e così via. L'italiano, qual è la particolarità dell'italiano all'interno del contesto svizzero-tedesco? Cos'è che fa l'italiano diverso dal serbo e dal croato? Diverso, chiaramente, non si tratta di gerarchie ma di diversità. Il fatto che è una lingua ufficiale, ma non solo, il fatto anche che è stata una grande lingua di migrazione, lo è ancora, per l'importanza della migrazione italiana in Svizzera. E l'italiano è sì, poi, la lingua di Dante, quindi diciamo una lingua importante, linguisticamente parlando, ma è anche e soprattutto la lingua dei tantissimi dialetti italiani, dialetti parlati da quella gente che in tempi diversi nella storia sono arrivati in Svizzera ad accrescere questo panorama già di per sé molto variegato linguisticamente parlando. Per questo questa slide è caotica e per questo parla di caso, caos, ibridismo, mescolanza, contaminazione. L'ho fatta apposta, poteva essere una slide molto precisa, ma non avrebbe reso l'idea, no? E noi abbiamo cercato di studiare, di raccontare questa storia che forse va raccontata, diciamo, uscendo un po' dai percorsi ortodossi istituzionali. E allora per questo non abbiamo scelto le persone che abbiamo intervistato in base esclusivamente alla loro provenienza italiana, territorialmente parlando, che sia familiare o individuale, ma l'unico requisito per essere parte dei nostri racconti è stato essere in qualche modo, in qualche grado, italofono, avere una certa dimestichezza della lingua italiana, per gradi assolutamente diversi, ma abbastanza che da consentire di parlare con noi, e risiedere nella Svizzera tedesca o francese. 14 narratori finali, 8 uomini e 6 donne, vedete i particolari dell'età e così via, la provenienza 7, quindi metà della, diciamo, del gruppo di intervistati, sono seconde generazioni, quindi chiaramente provenienti da una famiglia italiana in Svizzera, ma nati in Svizzera. Le restanti 7 interviste sono composte da 3 ticinesi, quindi diciamo una migrazione interna in un certo modo, un'intervistata svizzero-tedesca, che non ha nessun tipo di origine italofona, territoriale, quindi che abbia a vedere col Ticino o con l'Italia, un'intervistata di origine somala, purtroppo non sarà, diciamo, parte di questa presentazione, ma un'intervista molto, molto, diciamo, interessante, perché basta ricordare che la Somalia è una colonia italiana e quindi per questo motivo questa ragazza parla con noi in italiano, perché poi dalla Somalia è passata brevissimamente in Italia ma per venire in Svizzera. Quindi in questo caso una lingua italiana, una lingua di colonizzazione, andava a scalzare i dialetti somali, invece in questo contesto lingua di minoranza. Poi 2 intervistati sono nati e cresciuti per un numero significativo di anni in Italia e poi sono arrivati in Svizzera a 6 a 13 anni. Cosa si racconta? Lo strumento di indagine per questa indagine, diciamo, sociale, sono state le storie di vita, che è uno degli strumenti meno standardizzati nella ricerca sociale, perché non ci sono domande uguali per tutti gli intervistati. Si chiede di raccontare la propria storia biografica, ma non è una chiacchierata al bar. Quello che distingue l'intervista biografica dalla chiacchierata al bar è poco più che questo, cioè il fatto che il ricercatore, che i ricercatori, hanno in mente delle dimensioni, degli argomenti di cui si parlerà durante l'intervista. L'equilibrio è quello di lasciar parlare il più possibile l'intervistatore della sua vita, però deviando il discorso sui temi che interessano la ricerca. Nel nostro caso sono stati questi: le pratiche o riferimenti culturali che rappresentassero elementi simbolici legati all'Italia o a certe realtà regionali. Quindi, diciamo, il sentimento di appartenenza italiana o italofona o regionale dell'Italia da parte degli intervistati, quanto sentissero proprio questa appartenenza. L'atteggiamento verso le lingue. Idealmente avevamo pensato un atteggiamento razionale, di un interesse strumentale verso le lingue, cioè se parlo 3 lingue avrò maggiore possibilità di fare una carriera o sarà agevolato il mio percorso formativo, insomma, motivazioni razionali, e dall'altra invece motivazioni più strettamente affettive. Voglio imparare meglio l'italiano perché sento di avere un'origine importante italiana, come il tedesco, il francese e così via. La mobilità, che interessa tanto la migrazione e lo spostamento, tanto più in questo momento, diciamo, di contemporaneità estremamente mobile, ma anche una mobilità data dal consumo culturale, per esempio, cioè avere una competenza linguistica plurilinguistica significa avere il potenziale di muoversi attraverso diversi consumi culturali, poter guardare film, leggere libri, andare a teatro, andare al cinema guardando 2 o 3 lingue diverse di riferimenti simbolici.
contaminazioni intralinguistiche, quindi le variabilità dialettali interne ad ogni lingua, e intralinguistiche, cioè parlare magari in una scena per tre quarti d'ora italiano e poi svizzero tedesco e poi tedesco. Quindi, diciamo, o nello stesso ambito familiare parlare più di una lingua. Che sono tutti fenomeni che in Svizzera sono rilevanti, insomma, non è così facile in altri contesti geografici del mondo, direi. Questi argomenti sono raccontati all'interno del percorso biografico delle persone, quindi nelle loro fasi cronologiche, divise grossolanamente in infanzia, giovinezza e età adulta, e in contesti significativi di interazione quotidiana, famiglia, formazione, contesto linguistico che era sotto la nostra lente di osservazione e appunto i consumi culturali. Uno dei punti, diciamo così, teorici che mi piaceva sottolineare è la connessione importante tra lo spostamento, la mobilità e la riflessività individuale. Riflessività che non è, diciamo, essere pensierosi, ma riflessività significa che l'attore sociale ha la possibilità e il potenziale di poter pensare circa cose che di solito si danno per scontate. E questo pensare poi ha a che fare con la propria autorappresentazione, con quello che si pensa delle cose, di cose importanti che riguardano l'identità, per esempio. Le 14 narrazioni hanno un importante punto in comune, hanno un grado appunto importante di spostamento, di mobilità, sia territoriale che linguistico, perché parliamo di persone che parlano una lingua di minoranza nel contesto dove vivono. Per le seconde generazioni, per esempio, c'è un aspetto mobile, reversibile, flessibile dell'esperienza migratoria, che non è una volta per tutte, se si parla della migrazione italiana e svizzera, ma ha appunto una mobilità che è rappresentata dalla possibilità di tornare in Italia, frequentemente, soprattutto durante chiaramente l'infanzia e l'adolescenza, quando si è ancora in famiglia, nei ritorni estivi, nelle famiglie di origine, oppure anche una prospettiva di definitivo ritorno familiare o individuale in Italia, e comunque questo potenziale di spostamento che ha l'essere, diciamo, migrante. E questo spostamento apre dei momenti di riflessività individuale, per esempio mette l'accento sulla possibilità di riflettere sull'ibridismo, sulla contaminazione, sulla variabilità linguistica. Qua c'è l'esempio di, chiamiamolo Vittorio, 39 anni, nato e cresciuto a Baden, quindi svizzera tedesca, da genitori italiani, padre campano e mamma siciliana. Nei ritorni tutte le estati, tutte le vacanze in Sicilia, Vittorio, nato e cresciuto a Baden, è l'italiano in Sicilia. E è l'italiano in Sicilia perché potete leggere la citazione nella vignetta, perché la nonna di Vittorio era rimasta orfana e in collegio gli avevano insegnato a parlare italiano, cosa rara per l'epoca in Sicilia, chiaramente. E Vittorio era accomunato, diciamo, a questa particolarità familiare di parlare l'italiano in un contesto dove invece si parlava strettamente siciliano. Quindi lo svizzero Vittorio, in Italia, in Sicilia, è più italofono dei suoi coetanei siciliani. E questo apre delle prospettive individuali di riflessione anche sui processi identitari, no? E su quanto a volte la lingua non sia per forza di qualcuno o di un territorio. Vittoria invece, 43 anni, nata e cresciuta a Zurigo, da genitori italiani, parte per Roma per studiare all'università, fa una scelta diversa. Lei vive a Zurigo, i genitori sono di origine italiana, decide di andare in Italia a studiare perché mi sentivo italiana. Era l'età in cui volevo conquistare il mondo. Roma poi è stata una palestra di vita che mi ha insegnato anche quanto fossi svizzera. Ora credo che la patria sia dove sono gli affetti e che niente abbia a che vedere con la territorialità. Quindi questo potenziale di mobilità dato da connessione con l'Italia, dal poter andare a studiare in Italia, significa in un certo modo aprire un'autoriflessività per cui il concetto di patria o di Heimat non è necessariamente legato a una terra, ma a quella degli affetti, diciamo, quindi una versione meno nazionalistica, se la vogliamo vedere così, del concetto di patria, di identità. Oppure Paolo è milanese, un zurichese, dipende dalle situazioni. Paolo è nato a Milano, quindi non è una seconda generazione, diciamo. È arrivato a Zurigo con la madre, che si è poi separata dal padre milanese, in Svizzera all'età di 6 anni. Negli anni 80 sono stato mandato, dice, in un collegio nei Grigioni, lui era già arrivato a Zurigo, perché mia madre lì è nata e cresciuta. La cosa strana per me è stata che quando sono arrivato lì, nei Grigioni, ero già molto integrato a Zurigo e per potermi integrare in quel periodo l'italianità era piuttosto, diciamo, non nascosta, ma certamente non coltivata.
Dunque in Engadina mi ero presentato, credo anche un po' orgogliosamente, come zurichese, ma là era lo zurichese a non essere ben visto, mentre il milanese era il personaggio che attirava simpatia. E allora, nei Grigioni, ha fatto il milanese, chiamiamolo Paolo. E questo, diciamo, agli occhi di un ragazzo è abbastanza, diciamo, per svelare gli inganni dei meccanismi che si celano dietro al pregiudizio, per esempio. Sorvolo su questo, allora, spostamento territoriale e linguistico può dare la possibilità di messa in discussione circa aspetti importanti come l'ibridismo, la contaminazione, la variabilità linguistica, ma anche i meccanismi di svelamento del pregiudizio e la relatività delle questioni definitorie e identitarie, oltre che il concetto di patria e di nazione. L'italiano contagioso, questo è divertente, veloce. Siamo andati a guardare anche i contesti formativi, non istituzionali, cioè non soltanto le scuole, ma dove, per esempio, davvero esponenti della seconda generazione di svizzeri imparavano, hanno imparato, si sono interessati di più all'italiano. E per esempio Silvio, 55 anni, nato a Solothurn, in Svizzera tedesca, Soletta, da genitori italiani, non era affatto interessato ai corsi istituzionali del mercoledì d'italiano e quasi la sua competenza dell'italiano stava scemando, diciamo. Poi nell'apprendistato come fabbro in cantiere conosce Beppe il poeta e Gigi il giornalista, cioè i suoi colleghi, i suoi anzi maestri, formatori che in cantiere gli stavano insegnando a fare il fabbro, era gente italiana di una certa cultura, interessata all'italiano, che gli ha parlato di Manzoni, di Dante, di come si legge un giornale, delle stragi di Bologna, e allora è per questo che Silvio si è interessato all'italiano, ha cominciato a parlarlo, a studiarlo e ora lo sa talmente bene da poterci raccontare perfettamente la sua storia di vita. Oppure succede, italiano per amore, italiano per caso, succede che il marito di Vittoria, zurichese, Zurigo, da generazioni, parli nelle scene di famiglia in italiano con il nipote di Vittoria, anche lui, zurichese, ma per una politica di conservazione linguistica delle seconde generazioni, siccome questo nipote di Vittoria va a una storia, a una scuola internazionale, quindi in lingua inglese, nelle scene di famiglia vengono incoraggiati a parlare italiano. E allora due zurichesi in una scena di famiglia parlano italiano, fra di loro, per questo motivo qua. Oppure l'italiano dell'Emmental, cognata di Anne, chiamiamola Nora, italiano di seconda generazione, stava parlandoci di suo fratello per dire quanto sia più o meno italiano ancora suo fratello e dice: ma veramente essere più italiana di mio fratello è mia cognata che è dell'Emmental e è più italiana di mio fratello perché è lei che sa cucinare le ricette di mia madre, io ancora no. E quindi l'italiano del cibo, l'italiano che appunto ha dei percorsi che non si ritrovano nel caos svizzero soltanto nei percorsi istituzionali. Riguardo al plurilinguismo, di cui stavate parlando tanto e che è così importante, il punto di vista di questi interlocutori privilegiati, perché svizzeri, perché poliglotti, praticamente tutti parlano almeno tre lingue, e perché si sono trovati in momenti in cui la competenza linguistica conta qualcosa. Secondo loro, il plurilinguismo svizzero in realtà nazionale, ufficiale, non corrisponde a un plurilinguismo individuale. Ci sono esempi per cui, per esempio, un'intervistata ci dice: certo, se fai un normale viaggio in treno di 2 ore salgono persone che parlano lingue diverse, ma poi c'è mio suocero svizzero zurichese di Zurigo che fa il falegname e che se ha avuto una volta un cliente svizzero francese era una tragedia perché non c'entra niente, no? uno zurichese con un ginevrino. Oppure l'importanza del plurilinguismo è ancora più sottolineata, e io posso anche, diciamo, testimoniarlo, da chi è nato in Italia, è cresciuto in Italia, e poi arriva in Svizzera e dice: cavolo, come siete fortunati voi, che l'avete così a portata di mano tutte queste rappresentazioni di lingue diverse. Io che ho fatto così fatica a pensare da bergamasco di dovermi confrontare una volta nella vita con una lingua che non fosse la mia, esattamente come io da Toscana avrei mai potuto pensare confrontarmi con lo svizzero tedesco di Zurigo fino a 2 anni fa. Prima di tutto, sottolineato 1000 volte, abbandoniamo la politica territoriale, cioè la lingua non è più legata sistematicamente a un territorio, anzi andrei persino un passo in più,
Cioè, oggi i miei corsi sono studiati in Africa perché attraverso il MOOC ho, non so, 600.000 studenti che si sono messi a sentirmi in francese che parlo dall'Università di Ginevra. Comunque si imparano le lingue anche in questo modo. Oggi dobbiamo parlare a un mondo nel quale le lingue e il plurilinguismo è importante. Adesso non esageriamo a insegnare l'italiano in Africa, però perché no? Potrebbe essere utile. Dunque questa territorialità non c'è più e questo è un problema politico di riconcettualizzare dove si parla. Dunque anche per il romancio potrebbe essere una via di fuga interessante a non a creare questo museo del romancio su questi quattro villaggi che in più devono parlare la stessa lingua, che non è la loro lingua, che è un dialetto in effetti. Dunque un problema estremamente importante. Secondo elemento, questi nostri percorsi non si è visto proprio in dettaglio, però mostreranno molto bene come plurilinguismo e la conoscenza di italiano fra altre lingue è legato a dei percorsi bellissimi, storie di successo, persone che si muovono bene nel mondo, persone che stanno bene, hanno un'identità complessa, multipla, sanno giocare bene la loro posizione, però mostrano anche un legame totale tra plurilinguismo e innovazione, capacità ad esistere e forza economica. E direi che una delle cose che in Svizzera si sottolinea troppo poco, che da lì nasce la Svizzera, da questa capacità di centrarsi, di leggere le cose in diverse lingue, da lì far nascere il nuovo è diverso. Terza cosa, le seconde generazioni, se ne è parlato molto, non abbiamo solo italiani in Svizzera di seconda generazione, è un paese dove si è, penso, la quinta lingua, il serbo croato oramai. Insomma, queste seconde generazioni non sono un problema particolarmente grande, vivono bene, fanno bene le loro cose, fanno un'ascensione sociale comparato ai genitori, già qualcosa di molto positivo. Quello che conta, quello che vorrei sottolineare, è che queste capacità che hanno queste seconde generazioni di parlare in diverse lingue sono fondamentali per tenere insieme la società. Che loro sono capaci di spiegarti, guarda, questo intende questo e quello intende questo. Ve lo spiego a tutti e due, così potete collaborare. Il fenomeno mediazione legato al plurilinguismo, per, come valore, per tenere insieme la società, le città, la Svizzera, se volete, è fondamentale. E lì la politica del plurilinguismo dovrebbe anche pensare che è un plurilinguismo che va al di là di tutte le lingue che esistono. Bene, ancora se... No, va bene così, finisco. Magari ancora l'ultimo punto politico che abbiamo sentito e visto benissimo anche in queste interviste, cioè l'italiano istituzionale o l'inglese che si impara a scuola, il francese, non è così importante nel percorso di quelli che poi l'utilizzano, l'italiano, ma sono emozioni, interessi e emozioni. Comunque uno impara il francese, lo impone a scuola, il tedesco, lo dimentica immediatamente se non ci vede un interesse. Però se si innamora il ginevrino di un zurighese, succede ogni tanto, rarissimo, e beh, d'un tratto si comincia a parlare queste lingue, ci si impegna per parlarle. Dunque anche lì, creare emozionalità attorno alle lingue, lì il cibo, quello che è un tema di questa grande expo, è estremamente importante, entrare nei posti dove le lingue poi si incontrano attorno a delle emozioni ed uscire un po' da questa vecchia storia dell'imparare perché si deve imparare. Uno impara se deve, perché ha un interesse o perché si innamora di qualcuno. Grazie.